I put a spell on you. Because you're mine, yeah. Mm-hmm. You better stop the things you're doing now. I said, watch out! I'm not lying. No, I'm not lying. I can't stand to see you fooling around. I can't stand to see you pulling me down. I put a spell on you. Because you're mine. Oh! I put a spell on you. You do. I said, watch out. I'm not lying. Yeah, I'm not lying. I ain't gonna stand none of your fooling around. Yeah, I can't stand none of your putting me down. I put a spell on you. Because you're mine, 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 mine. Woo! Yeah. Grazie di cuore, grazie, grazie. Ladies and gentlemen, welcome to Woodstock! Oh, benvenuti a tutti, grazie mille. Questa sera festeggiamo un importante anniversario. Questa sera festeggiamo 50 anni di un evento storico, irripetibile, unico. Un concerto lungo 3 giorni, in cui sul palco si sono susseguiti i nomi più grandi della musica mondiale, come Creedence Clearwater Revival, che io appena ho cantato accompagnati da questi ragazzi straordinari che sono in Life in the Woods. Questa sera cercheremo di restituire un po' di quell'atmosfera. Guardate questo studio, diventato un prato verde. E poi tutti questi ragazzi, vestiti come figli dei fiori. Voi siete di un impatto unico, siete un quadro di Van Gogh. Noi stasera ci divertiremo. Si canterà, si ballerà, si suonerà con me e con degli ospiti fantastici, straordinari, che vi sorprenderanno. Questa sera, signore e signori, se non l'avete ancora capito, noi vi parleremo di Woodstock, ma anche del 1969, Un anno in cui, fortunatamente, almeno per me, non esistevano i social media, ma in cui la musica era capace di attraversare gli oceani, da un capo all'altro del pianeta, facendo cantare i ragazzi di continenti diversi, uniti da un ideale, da un grande sogno: cambiare il mondo. E Woodstock fu veramente la ciliegina sulla torta. Sapete quante persone sono arrivate a Woodstock? 500.000 di persone, anzi qualcuno stima persino 1 milione. I due organizzatori, poveretti, che pensavano di vedere 70-80.000 persone, quando si sono trovati a fronteggiare questa marea umana, hanno detto: cosa facciamo? E hanno cambiato location. Cambiando location, questa gente arrivava così a casaccio, non aveva importanza. Fu un successo strepitoso. Loro non soltanto cambiarono location, ma non fecero pagare il biglietto, assecondando questo evento alla storia. Ma a noi cosa piace di Woodstock? Beh, certo, a me piace particolarmente quel sentimento globale di solidarietà, di amore, e poi la musica.